Che giocatore, ragazzi! Che giocatore! Sto parlando del pallone d'oro africano, Victor Osimhen. Che attaccante, che giocatore! Stasera, per il momento, se il Napoli sta vincendo 2-1, è soprattutto grazie a lui, perché il secondo gol, ragazzi, se la inventa lui, cioè se la inventa lui l'assist per Kvara, solamente Victor Osimhen poteva fare una giocata del genere. Un Napoli dove secondo me alla fine ha creato anche tanto, ma tanto impreciso sotto porta. E il Cagliari poi, una volta andato sotto, ha avuto comunque la forza di pareggiarla subito. Quindi per il Napoli non si era comunque messa bene una seconda volta, ma quando poi tu c'è il campione che si chiama Victor Osimhen, ti risolve le partite, ragazzi. Ora mancano ancora 3 minuti più recupero, però che giocatore Victor Osimhen, ragazzi. Assurdo, assurdo veramente. Primo tempo, Napoli che domina a livello di possesso palla e anche di occasioni, secondo me. C'è da dire che comunque il Cagliari in contropiede, quando poteva far male, ha provato a far male, perché Augello da fuori tira, c'è deviazione, quella palla va in porta, poi quel contropiede in Andes, no? Che cerca di fare anche il pallonetto a Meret, lì, bravo, lì molto bravo Meret comunque a, come posso dire, fare quella parata importante, un colpo di testa di Pavoletti. Il Cagliari quando poteva si affacciava e faceva male. Poi ovvio il Napoli ne ha avute tantissime di occasioni, dal finto tiro di Politano che imita sedere un giocatore del Cagliari, al tiro che poi Scuffetta fa la parata centrale, al tiro di Cagiuste in area di rigore, palla che va alta sopra la traversa. Ci ha provato anche Osimhen più volte dentro di rigore, di testa e tutto. Il Napoli diciamo che ci ha provato, poi il gol non voleva arrivare, il palo di Rachmani su quel calcio di punizione è battuto molto bene, proprio da Politano stesso se non sbaglio, dove Rachmani prende un palo pieno. Attenzione qua, palla dentro, Dossena, mamma mia ragazzi, il Cagliari qua pericoloso su questo calcio di punizione a Augello. Dossena di testa, palla alta sopra la traversa di poco. Qua ha rischiato il Napoli 2-2. E Dossena, tra l'altro, quello che ci fece male a noi con quel gol di testa. Poi prese anche un palo. Dossena di testa, veramente forte. E quindi, comunque, Napoli sicuramente ha avuto più occasioni per far male. Ma questa palla, comunque, non voleva entrare. Non voleva entrare. Secondo tempo, secondo me, non inizia molto bene il Napoli, devo essere sincero. Poi, però, all'entrata di Mario Rui, il maestro, c'è questa palla recuperata da Kvara che allarga appunto sulla sinistra per Mario Rui che spingeva. Mario Rui mette questo cross di prima intenzione col mancino. Osimhen, ragazzi, è fortissimo di testa. Riesce comunque a saltare in mezzo a due. Un colpo di testa veramente forte, Scuffetta la para, poi però è così forte quel colpo di testa che non riesce a trattenerla, la palla va verso il palo e una volta qua sul palo sbatte sul palo interno e la palla poi si trova in rete per l'1-0. Neanche poco tempo dopo il Cagliari pareggia subito, lo fa con Luvumbo Zito che con un doppio passo, qualche finta, manda, possiamo dirlo, al bar Rachmani che non ci ha capito molto in quell'azione, cross molto teso a mezz'aria al centro e lì c'è Pavoletti che è una sentenza, ragazzi, pavoloso, ha trovato un altro gol importante e subito il Cagliari, ragazzi, pareggia sull'1-1, subito, 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 veramente subito. Poi ovvio Politano ha avuto un'occasione con un tiro sempre col mancino, la palla che rasenta, se vogliamo, il palo. E poi c'è questo gol, ragazzi. C'è questo gol di Osimhen che se lo va a prendere da solo. C'è questa palla alta. Lui vedi che palleggia con la testa. Di fisico ne tiene tre. A un certo punto sembra che perda la palla, ma poi con le sue molle lunghe la riprende, se la porta avanti. Per poi mettere un cross praticamente sul secondo palo dove c'è Kvara solo libero perché era un in tre su Osimhen. E Osimhen si è portato via tre uomini, tre giocatori. E Kvara poi di prima intenzione con un tiro forte destro a giro. Trova il palo interno anche lì, rischiava di non segnare, però poi la palla va in rete e allora poi Kvara finalmente si sblocca anche lui perché non veniva da un periodo positivo Kvaratskhelia e quindi ottimo, ottimo gol di Kvaratskhelia, però ripeto la giocata la fa Osimhen che palleggia col di testa, ha fatto quello che voleva, ragazzi, è fortissimo, cioè Osimhen tiene tutti e tre praticamente su di lui, nonostante tutto la palla non l'ha persa e ha messo questo pallone dentro per Kvaratskhelia che poi è andato a segnare. È stato anche annullato un gol a Politano,
Ho da ridire su questo gol, sinceramente, perché è vero che Osimhen era in posizione regolare, irregolare, e quindi Rossena esce per anticipare, tra virgolette, il pallone, non Osimhen, perché ragazzi, Osimhen si disinteressa completamente del pallone, ed Rossena che va in anticipo, e semplicemente cosa succede? Sbaglia comunque il controllo della palla, e allora Politano ne approfitta. Tira col mancino e batte comunque ancora scuffette. E il Napoli sarebbe andato sul 3-0. Un gol annullato per fuorigioco di Osimhen passivo. Però, onestamente parlando, lì è proprio Dossena che sbaglia il controllo. Cioè, Dossena non è che sbaglia perché Osimhen va a pressare Dossena. E allora dici: ok, era in fuorigioco Osimhen. E allora l'ha pressato, gli ha dato fastidio, è giusto andare in fuorigioco. Lì proprio Osimhen non c'entra nulla, se n'è fregato. Sì, il pallone andava verso Osimhen, ma ripeto, Rossena anticipa, Osimhen è fermo, sbaglia tutto Rossena. Secondo me lì, ragazzi, il gol del Napoli, il terzo di Politano, secondo me era più che regolare e valido. Mia pura semplice opinione personale. Poi, per carità, dico questo perché sai, da 2-1 a 3-1 c'è differenza, perché il Cagliari comunque adesso, ragazzi, sta spingendo, Dossena ha avuto l'occasione del gol sul colpo di testa, quindi se avevi il doppio vantaggio a quest'ora sarei più tranquillo. Invece in questi minuti finali Napoli deve cercare di non prendere gol, perché sono 3 punti fondamentali, ragazzi. Innanzitutto perché per la corsa Champions Napoli ha bisogno di punti, ha bisogno di una vittoria al Maradona che non arriva da un po'. La Juve ha pareggiato, quindi se vinci il Napoli strappa 2 punti su di noi, per quanto per fortuna li abbiamo abbastanza allontanati al momento, siamo comunque abbastanza distanti, però ecco, sono 3 punti che servono a prescindere per il Napoli. E però ragazzi, Osimhen averlo o non averlo sposta tanto gli equilibri, ripeto, secondo me stasera la vince lui. Poi è brutto dire così perché si vince in 11, si perde in 11, ma quando mi ha fatto quell'azione lì di quell'assist, lasciamo stare il primo gol, che il primo gol è frutto di un'azione di squadra che va alla schiena per appunto Mario Rui palla dentro, bel cross, gol. Ma il secondo gol è tutto suo, è tutto suo. Lo segna Kvara, ma lo fa Osimhen. Cioè, il secondo gol lo segna Kvara, ma lo fa Osimhen. Quindi, pazzesco, pazzesco veramente. Mancano 3 minuti di recupero perché ne hanno andati 6, ma ne sono già passati 3 e mezzo. Anche se secondo me farà giocare qualcosina in più perché Anguissa è rimasto fermo parecchio per terra per un infortunio, credo. E quindi, occhio al Cagliari che non muore mai perché ci ha già abituato a fare gol. Nel recupero, però, spesso e volentieri in casa, se non sbaglio, perché in casa li ha fatti sia col Frosinone che col Sassuolo, li ha fatti tutti in casa nel recupero. In trasferta non mi ricordo, però è una squadra che segna parecchio nel recupero. Quindi attenzione, stiamo a seguire gli ultimi minuti finali. Per il resto, ragazzi, mancava Zielinski a centrocampo, che comunque è un'assenza secondo me importante per il Napoli. C'è ancora un po' questa difesa ballerina. No, il Napoli quest'anno se la porta dietro sta cosa della difesa perché, ripeto, subisci, fai gol e lo subisci subito. Rachmani sarebbe il leader, tra virgolette, il più forte che c'ha il Napoli dietro, però, ragazzi, Kim si sente tanto la mancanza di Kim, parliamoci chiaro. Secondo me Kim l'anno scorso ha anche cargato molto Rachmani, perché Rachmani da solo è un po' limitato, è un po' il Bonucci della situazione Rachmani, no? Con Chiellini, fenomeno, quando gli manca Chiellini a fianco, Bonucci diventava un giocatore normale. L'anno scorso Rachmani ha fatto questo, con Kim si trovava addio, perché Kim ti dà tanta tanta roba, tanta profondità e tutto, perché avanzava anche da solo Rachmani con Wanjesus e Nathan fa un po' più di fatica. Per il resto ragazzi niente, io direi che il video può finire qua. Osimhen, giocatore assurdo, assurdo, occhio per lasciare messaggiare per il Cagliari in fase d'attacco. Tanto vi saluto innanzitutto, se vi è piaciuto un bel like, commentate questi commenti e fate sapere un po' voi cosa ne pensate appunto di questa partita qua tra Napoli e Cagliari. Di nuovo scritto nei commenti e soprattutto ragazzi, anche se vi piacere, l'iscrizione al canale che fondamentalmente non costa nulla e per noi è proprio sul supporto. Basta fare clic su iscriviti e siete iscritti. Se fate, ringrazio di cuore. Condividete anche il video con i vostri amici e anche loro e attivate le notifiche così non perdete questo video che usciranno. Qua forse c'è il fallo di Mario Luis Luvumbo che lo tiene, però l'arbitro non l'ha dato. Iscrivetevi anche il link del bar di Channel e il link degli altri miei profili social. Ah, la campanellina anche attiva, ragazzi, così almeno ogni volta che faccio un video vi uscirà la feed che Ale Bianconero ha pubblicato qualcosa. Mi raccomando, ragazzi, di iscrizione, se sono sotto le feste, fate i bravi perché l'iscrizione è gratuita, quindi fatemelo come regalo di Natale se volete. Qui da me è tutto, bella.